Per seguire l'andamento delle elezioni amministrative a Nuoro e negli altri comuni sardi, ieri su Telesardegna è andata in onda una maratona elettorale curata da Maria Antonietta Piga e Pietro Rudelat con Carlotta Luccato in collegamento al municipio di Nuoro, che ha informato in tempo reale i nuoresi e sardi sull'andamento dello spoglio delle schede. In onda sono andate le interviste con i primi sindaci eletti, uno sforzo organizzativo che ha avuto un ottimo riscontro di ascolti e di visualizzazioni su Facebook e Internet. Ieri nel corso della trasmissione sulle elezioni a Nuoro abbiamo sentito il commento di due esponenti politici nuoresi, il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis e il consigliere regionale del PD Roberto De Riu. Io penso che i nuoresi siano talmente avveduti per non dare una possibilità a chi non ha mai governato questa città, a chi non ha responsabilità per tutto ciò che è successo in questa città. Mi pare che sia l'occasione giusta e quindi noi ci proponiamo proprio per questo cambiamento che deve soprattutto svegliare le coscienze dei nuoresi, delle tante persone che al primo turno non sono andate a votare. A noi è apparsa immediatamente consolidata questa tendenza, dove il sindaco uscente è riuscito a catalizzare molti voti, e tanto che c'è un arretramento storico del centrodestra che raggiunge appunto il suo minimo storico dal 1995. Il campo del centrosinistra, compreso il sindaco, è molto vasto. Noi abbiamo riconosciuto il suo successo e quindi abbiamo invitato i nostri elettori per il secondo turno ad appoggiarlo.